Buonasera e buon mercoledì a tutti. Se vi piace il make-up, il mondo dell'hairstyle, la moda, siete sul programma giusto perché un'altra puntata di Style sta per cominciare. Finalmente sono tornate a farmi compagnia le bravissime e bellissime, come dico sempre, stiliste della Secoli Next Fashion School di Bologna, che la settimana scorsa erano impegnate nell'organizzazione della sfilata che si terrà a breve. E quindi insomma direi di cominciare subito con l'ospite di oggi. Vai Enrico! Giulia, allora, benvenuta nei nostri studi. Grazie. Noi in realtà già ci conosciamo, ma magari questo lo diremo un po' dopo. Abbiamo visto la breve clip, quindi ti chiedo di raccontare un po' a Matilde, che ti presento, la stilista della Secoli Next Fashion School. Ciao. Di Bologna, e anche agli amici a casa che sicuramente ti staranno guardando perché avrà già perso la voce. Racconta un po' chi sei e da dove vieni. Allora, io mi chiamo Giulia, vengo da Bologna e ho 25 anni e faccio la specialistica a Reggio Emilia. Okay. Di che cosa? In pubblicità, comunicazione digitale e creatività di impresa. Wow. Che è sotto la facoltà di comunicazione e economia. Interessante. Sì, mi piace moltissimo. È un ambito completamente diverso da quello che avevo scelto precedentemente per la triennale e sono molto contenta. Perché per la triennale cosa hai fatto? Avevo fatto lingue e letterature straniere. Quindi a Bologna. Che c'entra o non c'entra? Ma... Ni, ok. Allora, come mai hai chiesto il nostro aiuto? Dove devi andare? Dillo un po' con Matilde. Niente, io avevo pensato a chiedere il vostro aiuto per la laurea magistrale. Proprio la proclamazione, la discussione? Sì. La tua? Sì, la mia. Okay. Qualcosa di importante. La mia, okay. Qui, insomma, tengo molto e che aspetto con grande... Quindi la seconda? Sì. Ok, va bene. E volevo un po' cambiare rispetto... Okay. Come rivestita? Alla triennale avevo scelto giacca nera, pantalone nero... E poi, dato che mi piace il rosa, una camicia sul rosa antico abbinata alla pochette. Ok. E... Siccome vuoi cambiare, c'è qualche altro colore che ti piace? Ma colori me ne piacciono svariati. In particolare pensavo al verde smeraldo. Okay. Ma sempre mi piace particolarmente. Uno spezzato oppure cambiare e fare un abitino? Sì. Pensavo sempre uno sempre spezzato. Sì. Da rimanere. Ok, va bene, poi sei un tipo magari un po' più frizzante, eclettico così, o sei abbastanza, direi, classica? Sì. Ok, quindi sarà una cosa abbastanza semplice, magari appunto, giochiamo con un po' di colore? Sì. Va bene, ok. Io ho qualche idea, ce l'ho già in mente, sì. Sicuramente, un vestito come il suo per la laurea potrebbe andare bene. Magari verde. Così dopo magari se alzi il foglio riusciamo a fare un'inquadratura, perché già dall'anno scorso che mi sei venuto a trovare avevi un vestitino cortissimo, lo ricordo, con dei tacchi altissimi. Mi è rimasto in mente, diciamo che più oggi, o meno, dai, lo stile sei veramente sempre... molto molto sexy, devo dire. Quindi Matilde, tu sei a posto, possiamo... Sì, direi che... Puoi incominciare a disegnare. Comincia a fare qualcosa. Noi possiamo accomodarci nella postazione trucco. Allora ti faccio accomodare. Siediti pure qua. Io faccio un giro un po' più lungo. Allora, vediamo un po' che cosa mi hai portato. Allora, tu di solito ti trucchi o non ti trucchi? Sì, ma sempre. Soprattutto, come ti trucchi? Ma cerco di essere abbastanza semplice, soprattutto perché appunto nella mia quotidianità vado all'università, perciò... Non voglio esagerare, ecco. E quindi questa palette da tantissimi colori quando la usiamo? Questa l'ho portata perché è un regalo di mio papà. Infatti mi sembra assolutamente intatta, sì. A parte alcuni, sì. Tipo il rosa, perché immagino che magari quello l'hai usato, sì, anche per la tua laurea forse. Scorsa. Allora, vediamo un po', però per il resto diciamo hai anche questa palettina, c'è diciamo un po'. Sì, ho un po' di tutto, poi però mi riduco sempre a usare le stesse cose. Vabbè, succede sempre così. Allora, adesso in questi 6 minuti ti truccherò un occhio.
Che cosa si usa come primo step per truccare l'occhio che qui non vedo? Cosa bisogna usare? Il primer. Il primer, dov'è? Non c'è. No, è perché te lo sei scordato, immagino. Non lo uso. Non lo uso. Mai. Ma non, l'ombretto non ti fa le pieghette? No. Come no? No, io uso il correttore. Ah, e quindi qualcosa metto sotto sempre? Metto il correttore sempre. Sotto, sì. Allora dai, metti questo qui, immagino. Sì. Prendi con il, sempre con il dito? Sì, io vado molto senza però pennelli. Vedi, tipo dei peletti. Sarebbe meglio sempre usare un, sarebbe meglio usare un pennellino, ragione. Perché sai, il dito magari è sporco, andare sempre a tocciare nel barattolino non è il top, però vabbè, va bene. In realtà Giulia, chiudi pure l'occhio, allora andiamo a mettere il correttore oppure il primer sia sulla palpebra mobile che sulla palpebra fissa. Io e Giulia ci siamo conosciute alla laurea di una ragazza che è una nostra amica in comune, si chiama Alessia, magari salutiamo se ci sta guardando, la prossima volta la sì. Voglio qui, anche se non credo verrà. Domani la... torna. Domani torna. Da Londra, sì. Allora la prossima volta la facciamo sì. Venire qua. E così insomma parlando ti ho spiegato che facevo questo programma, allora subito mi hai detto voglio partecipare. E avevo sì. Un po' visto come ti eri truccata per quella laurea lì. Beh, è abbastanza semplice. Sì, però, allora tu ti eri messa, se non sbaglio, questa eyeliner nero. Secondo me, adesso facciamo vedere a casa, con la tipologia di occhio di Giulia, andare ad applicare un eyeliner nero va ulteriormente a rendere l'occhio ancora più piccolo. Tu devi andare ad utilizzare dei colori chiari che vadano quindi a rendere l'occhio più grande, praticamente a far risaltare la palpebra mobile che nel tuo caso, come nel mio caso, è un pochino più stretta rispetto alla palpebra fissa. Quindi adesso io ti voglio andare ad applicare un colore chiaro, magari un mix tra questi due, e poi dopo, visto che ti piace il verde, andare a creare la sfumatura verde, anziché fare la palpebra mobile verde, perché secondo me per una laurea è un pochino troppo strong. Se poi vuoi io mi fido di te. Però se vuoi la palpebra mobile verde te la faccio, però secondo me è un pochino troppo... Non l'ho mai provata, sinceramente. Vuoi provare il verde... Cambiamo? Come vuoi. Cambiamo, dai, visto che non te la sei mai vista, no, magari. No, allora, non ho mai usato quel colore. Poi con l'occhio marrone il verde sta benissimo. Quindi prendiamo un po' di verde, togliamo l'eccesso, chiudi sempre, ti faccio girare, e andiamo a picchiettare in questo modo sulla palpebra mobile. Così. Adesso è un po' poco scrivente, andiamo a ripassarlo magari un po' più di volte per renderlo un pochino più carico. Tra l'altro Giulia è anche un pochino raffreddata, non voleva venire, ma io ho detto vieni lo stesso, non c'è problema. Purtroppo sì. Andiamo a intensificare il verde. Poi dopo, per la piega dell'occhio, magari andiamo anche oltre la sua palpebra mobile, sempre nell'ottica di andare ad ingrandire l'occhio. Sulla palpebra, per la piega invece, con un pennello da sfumatura, magari possiamo andare a utilizzare un, diciamo sempre da questa palettina qua che mi piace, magari un po' dei colori più scuri, magari un mix tra questi due. E lo andiamo ad applicare proprio qui, nella piega dell'occhio. Così, e poi insomma solamente nell'angolo esterno andremo ad applicare un colore più scuro da dare profondità. Tu i pennelli ho visto che ce n'è pochi, Sì, non li uso mai. Dopo facciamo vedere dopo la rubrica facciamo vedere i pennelli per il viso che mi hai portato, che sono fantastici, devo dire. Sono più comoda con le dita, più rapida. Beh, quello sicuramente sì. Adesso andiamo ad applicare il mascara e magari la matita nera, però prima andiamo a vedere il tutorial di Giusy su come realizzare da soli i boccoli a casa. A tra poco! Buonasera a tutti, anche questo mercoledì ancora in compagnia di Giusy, non la lascio scappare. Oggi che cosa farai vedere a casa? Allora, io propongo tre tecniche per praticamente usare degli attrezzi a caldo. Solitamente questa è una grandezza di piastra che si usa a casa. Ce l'abbiamo più o meno tutte. E allora io pensavo di dare dei consigli su come usarla.
Però faccio una premessa. Quando si usano gli attrezzi a caldo è molto importante usare anche dei prodotti specifici prima di usare un attrezzo a caldo. Quindi io su Valentina sono andata a trattare i capelli con uno shampoo specifico, una crema e uno spray a base di cheratina idrolizzata, in modo che va a riempire e proteggere il capello dalla fonte di calore, così lo preserviamo. Questo è un consiglio che io do a casa alle ragazze, perché col fatto che usano molto la piastra è molto importante comunque proteggerli prima, se no arrivano sempre che perché non si allungano, perché sono per secchi motivi. Perché hanno le doppie punte, bisogna utilizzare prodotti specifici. Esatto, e appunto la cheratina è proprio un componente che fa parte dei capelli, quindi aiuta a mantenere il capello corposo pieno e sano. Sì. Giusto. Bene, quindi inizio... non fai la piastra liscia, ma facciamo vedere come fare i famosi boccoli, insomma, che esatto. È un po' difficile con la mano andare io su. Io tante volte giù. Le ragazze in negozio, ah, come sei brava che fai i boccoli è così vero. Bene, io non ci riesco. Invece non ce la posso fare. È facilissimo, si può fare anche a casa da sole. Beh, basta solo capire come si il deve girare la piastra. Infatti è quello poi il movimento. Infatti quindi tu ci focalizziamo su questo oggi. Me ne proponi così. Tre. Sì. Tre boccoli per fare, diversi. Allora, quindi. Il boccolo, quello un po' a spirale piatto, che è quello che va un po' più per la maggiore, che è quello praticamente che le radici sono schiacciate e poi te facciamolo viene... vedere così, sono sì. Troppo curiosa. Allora. Come mi metto così, va bene? Sì, direi di sì. Ok. Quindi questo boccolo schiacciato hai detto? No. Sì, rimane okay. La radice schiacciata, quindi ah, liscia ecco. Fino a un pezzo e poi sotto viene l'effetto del boccolo però a spirale, non chiuso. Mentre dopo andremo a fare quello chiuso, che quello quando poi si va ad aprire diventa molto più voluminoso rispetto a questo qui che rimane un pochino più piatto. E va molto bene per quelle ragazze abituate, tipo te, con i capelli lisci, che magari non amano troppo volume. Ah, ecco, infatti ti stavo chiedendo per chi erano magari indicati questi tipi di boccoli. Esatto, per quel tipo di ragazza lì va benissimo perché questo boccolo non fa volume, insomma. Quindi. Allora, aspettate che, dato che hai tanti capelli, ci vogliono due ciappi. Allora, funziona così. Io ho la mia ciocca. Vi fate anche una sezione abbastanza grande, vedete? Sì. Ok. La piastra la metto a testa in giù, in questo modo qui. Ok. Aspetta che così sì. Dovrebbe vedersi. Mm-hmm. Ok. Si chiude, si girano i capelli attorno, si gira la piastra una volta su tutta su se stessa e si mette in questa posizione qui che praticamente si trova la ciocchettina che viene fuori e la piastra che ha tutta che la scende ciocca giù. Sì. Ha tutta la ciocca avvolta e si fa scivolare con calma. Quando si lascia dà questo effetto di effetto liscio fino a un certo punto piatto e sotto questo effetto così a spirale. Bello questo, mi piace. Quando si apre viene questo effetto morbido, effetto Charlie's Angel un po', no? Non so ci se... Ci piace questo effetto. Ne faccio un altro così magari per chi magari non ha visto bene, ne faccio un altro così... Anche molto bello nel ciuffo, ti faccio girare un po' così e guardare un po' in giù. Sì. Ve lo faccio nel ciuffo, così vi faccio vedere nel ciuffo come si può fare per fare un bello effetto. Si prende una ciocca sottile, guarda un po' giù, in questo modo qui, piatta, di circa un centimetro, la piastra sempre messa in questo modo qui, si avvicina alla ciocca, si tiene stirata fino a un certo punto, poi si gira la ciocca. Ok? All'interno si rigira la piastra come abbiamo fatto prima sempre e si va giù sempre scendendo con calma e ti dà questo effetto che è quello che si vede molto in televisione come così? Mosso. Sì. Non so se ci fate caso ma i ciuffi sono molto posizionati sì, sì, così. Sì. Questo è un effetto che è quello che va per la maggiore. Poi si può fare il boccolo, lo faccio sempre qui che vi faccio vedere sopra che questo dà più volume al capello. Allora, si prende la ciocca. Allora, in questo caso la ciocca è molto importante che sia dritta. E che non sia troppo spessa. Quindi sottile. Sì, ti faccio girare un po' verso di me, così. Ah, ok. Benissimo. Poi si prende con la piastra la ciocca dall'alto. E poi? Si gira, ok, si tiene verso l'alto, si fa rigirare e si tiene in questo modo qui.
E poi si tira verso, ovviamente, non verso l'alto perché non ce la si farebbe. Questo è per ottenere un boccolo come? Chiuso. Questo effetto qui fa il boccolo, come si può vedere, dalla radice. Se adesso, ecco, rispetto a questi qui che sono schiacciati, in questo modo il boccolo rimane più chiuso. E quindi quando poi anche si apre dà più volume. Ho capito. Invece l'ultimo boccolo riusciamo a farlo, visto che siamo certo quasi in chiusura, almeno facciamo questo boccolo qui, allora, davanti. L'ultimo boccolo invece? Questo com'è? Non è un boccolo, ma è un effetto un pochino ad onda. Sì. E viene fatto in questo modo qua. Si prende con la piastra, si stira fino a un certo punto, poi si gira con la piastra, ok, e si tira in qua. Poi si gira dall'altra parte e si ristira nell'altro verso. Io tengo sempre la piastrina di sbiego, non so se ci fate caso, sì, sì. Non è mai dritta, così, così e così. Beh, l'effetto si è completamente diverso. Non so se ci fate caso, ma dà questo effetto un po' piatto. Se lo immaginate su tutti i capelli viene un effetto molto da sirena, è bellissimo. Questo a me magari personalmente è quello che piace di più in assoluto, perché è diverso, è nuovo. E con questo look fantastico io vi do appuntamento, insomma, mercoledì prossimo. Salutiamo. Ciao, ciao. Grazie Giusy. Adesso passiamo al viso, dato che gli occhi sono stati realizzati, abbiamo messo abbondante mascara visto che ti piaceva. Sì. Allora, per quanto riguarda il viso, qui vedo due fondotinta, uno liquido e uno in polvere. Quale mettiamo? Ma solitamente uso questo qua liquido. Invece questo? A volte, quando ho fretta. Ma la metti con questa? Sì, con la spugnettina. Giovanni, guarda che bella spugnettina. Ma questa è nera o è diventata nera? No, cioè, no, è nera, è nera. Ah, è nera. Nera. Non è che era bianca, è diventata nera. No, no. Però le lavi? No, no, le cambio, le butto direttamente. Ah, ok, ok. Sì. Va bene. Quella di prima era bianca. No, le lavi no. Subito c'era un campanellino. Allora, questo qua ne mettiamo un po' sulla mano. E poi dopo ti faccio mettere il cerchietto, okay, così non ti sporco i capelli. Prendiamo il pennello, perché lei ce li ha i pennelli, cioè non è che non ce li ha, però io adesso ve li voglio far vedere. Cioè, un po' usurati. Un po'. Io direi che questi sono anche qui, molto datati, tra l'altro. Direi che questi, secondo me, li puoi anche buttare, cioè, secondo me, però decidi tu se vuoi tenere come ricordo, so, un cimelio. Allora, prendiamo un po' di questo fondotinta, anche se a vederlo così mi sembra già un po' scuro, mm-hmm, per te, però magari adesso non so che la laurea quando sarà. Neanche io, di preciso non lo so ancora. Quindi magari Matilde farà un vestito, visto che non lo sa, sicuramente per una via di mezzo, secondo me. Sì. Quindi la laurea in che cos'è? Che prima hai detto delle cose difficilissime che non ho capito. È un nome lungo. Pubblicità, comunicazione digitale e creatività d'impresa. E scusa, con le lingue cosa c'entra? Poco. E come mai? Io volevo cambiare, volevo fare una cosa un po' più pratica, che fosse più utile anche per il mondo del lavoro. Quindi ho pensato, beh, se unisco la triennale in lingue con qualcos'altro di interessante, creativo e magari richiesto nelle aziende, può essere, sì, può essere una bella accoppiata. Sì, sì, sì. No, no, infatti ultimamente molte aziende chiedono questa laurea qui, quindi secondo me sì, cercano molti web designer. Sì, quindi diventerà anche comunque è un po' scuro, volevo dirlo questo. Questo fondotinta un po' sull'arancio, però dai, adesso con la cipria, dopo che ho visto che c'è, con la cipria dopo ci mettiamo a posto. Le sopracciglia non l'ho detto, però secondo me vanno bene così, hanno comunque una bella forma, non starei a colorarle ulteriormente. Anzi, le mie sono scurissime. Le lasci? No, no, però va bene. Se le coloriamo di più? No. No, sai, magari uno le colora perché ha le riempie anziché colorarle, se magari c'è qualche buchetto. No, è una cosa che non ho mai fatto, me le faccio da sola e non le ho mai riempite, anche perché per me sono anche fin troppo visibili, quindi. Ma non ti piacciono? Ma come mai? Io vorrei essere bionda, quindi. Ah, beh, questo è il classico. Mettiamo un po' qui, mi raccomando, il fondotinta, sfumiamolo sempre nelle orecchie e sotto il collo, sì, perché
se no si fa quell'orribile stacco. Sì. Mi pulisco, il correttore lo rimettiamo questo qui, sempre con il dito? Ma sì. Nature. Allora, alza, guarda in alto, così lo metti solamente qui? Ma io il correttore lo metto un po' dappertutto, un devo po essere dappertutto. Sincera, lo metto tanto sulle occhiaie, e lo metto di metterlo qui, in sulla palpebra. Sì. E poi per le eventuali correzioni da fare. E brufoli non ce ne sono. No, però magari qualche arrossamento, non sì? so. Sì, brava. Quando uno ha raffreddore. adesso. Ok. Mi raccomando, importantissimo l'uso della cipria che andiamo a mettere. La usi, giusto? Non è che me l'hai portata solamente così. Qualche volta, come devo qualche... essere sincera, non sempre. Ma tu magari hai una pelle che tende a lucidarsi? Sì, quello sì. E quindi la cipria ci vuole. Anche perché se sul naso vedo che comunque se il fondotinta rimane abbastanza bagnato. Mm-mm. E quindi per andare ad attutire la cipria è sempre un ottimo alleate, poi durante la laurea non vorrei mica essere unta e bisunta, quindi ci vuole. Poi c'è anche l'emozione di quindi mezzo. La cipria ci vuole. Sì. Prendiamo un po' di blush che applichiamo in questa zona qua, così. Comunque hai il viso magro, quindi applicare il fard in questa zona qui va bene. Adesso applichiamo un rossettino molto tenue, ma ovviamente dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci nel secondo blocco, ancora in compagnia di Giusy. Ciao. Buonasera. Prima di cominciare, cosa dobbiamo dire, Giusy? Che mi sono tagliata i capelli. Finalmente, Giusy, fammi un po' vedere, facci. Adesso li ho messi tutti da un lato, quindi non so se il taglio si vedrà. Comunque, ho scalati finalmente. Adesso manderemo anche una fotografia quando ero lì, perché non ero assolutamente contenta. Però poi dopo, insomma, devo dire che. Poi in Facebook hai fatto la furbina, perché hai tirato via i capelli lunghi. Non lo diciamo, sì, su Facebook diciamo, ho messo una foto un po' camuffata. Però ha riscosso successo, quindi forse me li taglierò, ma ovviamente bene. Più avanti. Adesso pensiamo a Giulia, okay. Che deve laurearsi l'anno prossimo, quindi ha bisogno, non lo so di cosa ha bisogno, se di una conciatura, però vedo il telone qui per terra, sì. che questo vuol dire un cambio, esatto, un taglio. Giulia, sei d'accordo? Sì, mi voglio buttare. Che cosa facciamo? Ti affidi a lei oppure? Sì, mi fido. Giusy, infatti cosa... subito quando sono arrivata, io non voglio tagliare, mi ha detto, e ho detto guarda stai tranquilla perché io volendo posso anche solo raccoglierti, ovvio, fare certo, una conciatura, certo. Non è che dobbiamo tagliare per forza anche i capelli, se voi parrucchieri piace però tagliare. Bisogna mettere le mani avanti. Sì, no, però a me piace se la cliente è d'accordo, devo dirla, non sono di quelle parrucchiere che deve per forza tagliare, anche perché ha dei capelli bellissimi, Giulia. Adesso abbiamo fatto perché... la piastra prima, sì. La piastra a vapore, infatti ha dei capelli lucidissimi. Esatto, abbiamo come passato mai fatto la piastra? Perché andiamo un pochino a risaltare il suo volto e a darle più forma al capello, perché le ha molto pari, molto pesanti, quindi le fa questo effetto schiacciatissimo che comunque le allunga anche il viso. Quindi oggi andremo a cambiare completamente immagine, perché con una bella frangia piena e un po' di scalatura cambierà veramente molto. Una frangia, sei d'accordo? Sì. Sei ancora in tempo per dire di no? Sì, voglio provare. Ok. Voglio tornare alle origini. Vabbè, alle origini forse avevi la frangia anni fa? Quando ero molto piccola. Ah, quando ero elementari, sì. Ah, allora dai, dopo tanti infatti le ho già anni... detto che sembrerà più piccola e le darà una personalità un pochino più dolce come aspetto, però secondo me starebbe molto bene. Poi cambia un po', perché chi ha i capelli lunghi ha poco margine di cambiamento, no? Una frangia ti fa cambiare tanto senza togliere tutta la lunghezza. Sì. Anche perché secondo me questi sono veramente dei bei capelli, molto. Non ci capisco molto, però non mi sembrano neanche... No, non sono rovinati, assolutamente. Sono tanti soprattutto. Sì, vero? Ha un bellissimo capello che vale la pena un pochino anche scalare, perché è molto pesante, così anche lei fa meno fatica quando se li asciuga a casa. Ecco, con il mantello. Pronti. E adesso non si scappa più, no. Che poi adesso noi le abbiamo messo il mantello, ma prima lei mi diceva, Vale, mi devi coprire i lividi. E io ho detto, oddio. Ti hanno menata, no, sto scherzando. Però insomma, racconta tu. No, io... Pratichi uno sport un po' particolare. Io, ecco, non è ritenuto sport. Ah, ne ecco. Parlavo con la mia istruttrice tempo fa
Forse devi stare ferma con la testa, sì, perché altrimenti facciamo un taglio. Esatto, molto... così io inizio intanto. Ah, io, sì, faccio, sì, io faccio Krav Maga, che è un'arte marziale. Krav Maga. Krav. Ho detto anche Krav Maga, e come cos'è? Uno vuole. È un'arte marziale, quindi non uno sport. E sostanzialmente è un corso di autodifesa personale. Bellissimo. E che, le cui tecniche vengono insegnate nell'esercito israeliano. Quindi siete soprattutto donne? No. Siamo un gruppo misto, siamo cresciuti tantissimo negli ultimi mesi. Io ho cominciato più o meno un anno fa, subito dopo che mi ero laureata, volevo fare qualcosa di utile, di diverso. Come sei venuta a conoscenza di questo? Ma sostanzialmente sono stati svariati i motivi. Qualcuno avevo ti sentito... ha salito? No, per fortuna no, meno male. Però persone a me molto vicine sono state aggredite in pieno centro, in città, Bologna. Ah, e la cosa mi ha un po' toccato, mi ha fatto pensare, al che ho detto dai, cerchiamo e andiamo. E perciò... quindi sei venuta a conoscenza, sì, di questo, sì, di queste tecniche. E che cosa si fa? Ma impariamo cose concrete, cioè come difenderci nella realtà di tutti i giorni. E, quindi con prove per strada, pratiche? Sì, principalmente per strada. E, potrebbe essere una difesa da attacco da bastone, da pistola, arma da fuoco in genere, bottiglia, catena, di tutto. Cavolo, beh, una oppure cosa... dopo ci insegni libera qualcosa. Dopo Giovanni preparati che allarghi l'inquadratura, qui facciamo qualche mossa. Anzi, i lividi sono dovuti. Perché qui dietro le quinte c'è Michael, il fratello di Giusy, che non è voluto entrare. A proposito, dopo facciamo qualche prova. Accorta, adesso che ci penso, dov'è finito? Non è lì dietro, vabbè, adesso non possiamo fare il giro della telecamera, però non è voluto entrare. Dopo Michael facciamo la prova che ti stende a tappeto, dai, tutti dai, quanti dietro, dai, le quinte dicono e andiamo, Giulia sei pronta, dopo facciamo, povero Michael. È tosto lui da buttare giù, è una roccia. Beh, ma io come donna mi alleno principalmente contro gli uomini, cioè, durante... mica si allena contro i bacchetti. Durante gli allenamenti, cioè, ci mescoliamo, facciamo anche tra ragazze, però principalmente, siccome comunque i ragazzi sono in maggioranza, cerchiamo anche di capire qual è realmente una qui porta. Qui ha tagliato, sta tagliando, sì, sentendo il rumore delle forbici. Anch'io lo sento. Vengono i brividi. No, sto scherzando. Ma bisogna anche, non so, magari seguire una certa alimentazione, cioè si fanno anche tipo le flessioni, queste cose, sì, qui, sì, oppure sì, solamente... Facciamo flessioni, addominali. Ah, quindi anche cose tradizionali, cioè un allenamento, sì, tradizionale. Sì, il nostro, abbiamo un riscaldamento, inizio lezione. Per cui tiriamo i pugni contro il colpitore. Il sacco, tipo? No, è una specie di guanto che l'altra persona che lavora in coppia con te ti tiene davanti, tu colpisci e ti riscaldi per tenere comunque sempre allenate le spalle e insomma, sì, la parte alta. Il corpo. E dopodiché passiamo ai vari esercizi e impariamo dalla nostra bravissima istruttrice. E poi facciamo anche dei giochi a volte. Dei giochi tranquilli o No, a tranquilli assolutamente no, assolutamente. Ovviamente. Giochi che comunque servono a rafforzare lo spirito di gruppo e comunque sono sempre giochi in cui ci vuole forza e anche grinta. Perché abbiamo capito che sono giochi in cui io assolutamente non potrei partecipare, che vado giù con un colpo di vento. Comunque ho fatto fitbox per un anno. Devo stare attenta qui allora, io sono l'unica che non ha fatto nulla. Giusy, mentre tagli, qui abbiamo come al solito una domanda, sì, che mi arriva sulla mia pagina Facebook, ovviamente privata. Allora, Michi, c'è Milena da Faenza che mi dice: ciao Valentina, complimenti per il programma. Volevo chiedere a Giusy, mi lavo i capelli tutti i giorni, ma nonostante questo, quando li tocco al centro, li sento sempre pesanti. Mm-hmm. Come mai? Allora... Anche devo dire che ho più o meno questo problema qua, avendo un capello che tende ad ingrassarsi molto velocemente, non dico subito dopo lo shampoo, ma quasi. Okay. Allora dico, ma sono io che non sono capace? È lo shampoo che non è adeguato? No, allora, il discorso è questo, che quando si hanno i capelli lunghi, tanti, comunque sono pesanti, si fa fatica a distribuire bene lo shampoo, quindi ci tengo a
dire, a spendere due parole in più. Sì, sì. È molto importante quando si va a fare lo shampoo bagnare molto bene la capigliatura, mettere la dose di shampoo, una noce sostanzialmente, nel palmo della mano, se si è destri, nel palmo della mano sinistra, e poi raccoglierne un po' per volta per 5 sezioni, prenderne un pochino e metterlo qui sopra, al centro, davanti, prendere un altro pochino, metterlo al centro della testa qui, sì, un altro pochino nella nuca, a dietro, ok, e il rimanente stenderlo nelle mani e metterlo qui, nei lati tra le orecchie, davanti e la parte dietro. Dopo che si è distribuito uniformemente lo shampoo, si aggiunge un goccio d'acqua e si inizia a massaggiare dappertutto. Quindi lo shampoo sempre diluito? Sì, un goccio d'acqua serve per farlo schiumare meglio, perché la sensazione è: non sento la schiuma, non sto lavando. Non è proprio così, però si sente meglio se si è stesa bene la schiuma dappertutto, perché la cosa che fate a casa quasi tutti, infatti io quando spiego alle mie clienti, quando gli do uno shampoo da usare a casa, spiego proprio come devono utilizzarlo. Perché? Perché la prima cosa che si fa a casa, si mette lo shampoo in una mano, si fa così, sì, abbastanza anche, si fa così e poi si mette qui. Proprio si fa così e ti inizi a massaggiare in questa zona, no? Lo shampoo rimane tutto qua, se anche tu trasporti le mani dietro, ma lo shampoo è andato qui, quindi qua dietro, qua sotto, non ci si arriva bene. E quindi succede che dopo che ti sei asciugata i capelli ti senti già la cute. Non abbiamo lavato, abbiamo deterso solamente la parte davanti. Sì, magari. È molto importante proprio fare questa cosa, 5 sezioni, prima, seconda, terza nella nuca, le altre due qui dalle orecchie che va un po' davanti e un po' dietro, e poi iniziare a massaggiare uniformemente tutta la testa. Ah, ecco, e dici che dopo, cioè, secondo te una causa potrebbe essere quindi... Assolutamente, questa è per la maggiore. Poi ci possono essere quei casi che hanno una ghiandola sebacea che lavora talmente tanto che ha bisogno magari di uno shampoo specifico, e magari una persona che è troppo delicata a fare il massaggio non friziona, perché il trucco è proprio con i polpastrelli roteare sulla cute, proprio fare un massaggio roteatorio col polpastrelli. Facendo questa cosa qua si pulisce bene. Se uno magari pensa faccio forte, friziono veloce, tra i due stimoli ancora di più la ghiandola sebacea a produrre del sebo. Quindi tempo 2 ore che ti sei lavata e la cute è più sporca di prima. E mentre Giusy conclude il taglio, lanciamo la rubrica di Ilaria su come realizzare una collana a girocollo. A tra poco! Anche questo mercoledì, ancora una volta, la nostra Ilaria ci riproporrà un tutorial diverso. Quindi dopo la collana, gli orecchini, la collana che poteva fungere anche da cintura. Esatto, che è questa che indosso oggi. Questa sera vediamo... come realizzare la collana a girocollo sempre in trezzo, che io avevo già pensato di fare da questa lunga, però questa parte che dopo rimane lunga in più non mi piaceva, perciò ho deciso di realizzare proprio solamente il girocollo. Quindi l'occorrente, vado a dirlo, allora 4 strisce, insomma le classiche ormai insomma conosciamo, larghe 7 cm, 2 anelle, ago, filo e cotone e forbicine. Esatto. Di poco. Ce l'abbiamo più o meno, abbiamo tutto l'occorrente a casa. Ok, allora prendo le 3 strisce, vado a realizzare un nodo ben stretto e parto a fare la treccia come l'altra volta. Ti do la solita mano e intrecciamo quindi le 3 strisce di tessuto come se stessimo facendo una semplice treccia per i capelli. Esattamente. Queste sono un po' più sottili rispetto a quelle dello scorso tutorial, Ma sai, essendo seta... Le altre mi sembravano, sì, forse molto più lunghe. Esatto, ma comunque la seta rimane più leggera e meno pesante del jersey. Molto bella anche questa fantasia, devo dire, mi piace molto. Sì, qui ho riutilizzato un vestitino da spiaggia, non l'ho comprato per fare questa cosa. Hai riciclato? Sì, qui ho riciclato. Una volta che siamo arrivati in fondo... Sì, devo fare il nodo. Ah, ecco. Magari mi conviene fermarmi prima. Sì, un po' prima. Sono andata oltre. Quindi l'importante è che le strisce siano della stessa lunghezza. Sì, sarebbe meglio. Sì. Nel mio caso parto sempre un po' senza pensare. Poi sei dopo... brava, quindi ce la fai. Ok, quindi conveniva anche tagliare prima
ma noi la catenella. Per il TV, insomma, così, non ne siamo mica dei professionisti, comunque siamo, sappiamo fare il nostro lavoro, però anche se ci sbagliamo di un attimo, vedete, rimediamo subito. Esattamente. Quindi abbiamo la treccia e le due estremità tagliate. Esattamente. Qui ho tagliato troppo, ma ve lo faccio vedere sull'altro. Quindi prendo... devo tagliare un po' meno. Le devo tagliare pari. Queste forbicine da ricamo non sono proprio il meglio, in questo caso ci vorrebbe una forbice da tessuto che non Beh, ho non portato. Taglia questa? Sì, però in non questo caso c'era dire. Molto tessuto, perciò. Okay. Allora, poi vado, prendiamo l'anella. Esatto, prendo l'anella, vado a infilare all'interno, tengo ben stretto, prendo il mio ago infilato. Sì. Nascondo il nodo all'interno. Sì. E poi vado a dare diversi punti per fermare appunto. Meglio nascondere la parte che sfilaccia, quindi chiudiamo quella lì, cuciamo sì, la nascondo all'interno, adesso qui non mi sta venendo benissimo, ma vi faccio vedere quello che ho già realizzato che è fatto meglio. Quindi una volta otteniamo appunto questo girocollo dove ho infilato le anelle, cucito da una parte e dall'altra e poi c'è questo terzo tubolare, la quarta sì. Striscia di tessuto che si va a infilare quindi per chiuderla. Sì, esatto. Dopo va indossata così, la posso mettere sì, su di te? Sì, mettila su di me, dai. Così facciamo attenzione al microfono, sennò il regista ci sgrida. E quindi questa qui, ovviamente, non abbiamo il penzolone dietro perché ovviamente è stretta. Realizziamo un bel fiocco con il quarto tubolare che tiene ferme vicine le due anelle. Così. Mi piace si moltissimo. Si può anche mettere di lato il fiocco oppure tenere dietro, okay. A seconda di come uno preferisce. Beh, insomma, a me piace veramente tanto, mi sa che chiuderò con questa collana. Quindi, insomma, Ilaria, io ti ringrazio tantissimo. Te, magari Vale. Lasciamo in sovraimpressione la tua pagina Facebook dove, insomma, qualcuno può venire a trovarti, magari a commissionarti qualche oggettino particolare. Molto volentieri. Io ti aspetto, insomma, per le prossime volte, insomma, se vorrai tornare sei la benvenuta. Certo. E niente, adesso torniamo in studio. Ciao! Ciao! Giulia, allora, il trucco e parrucco è terminato, adesso guarda dritto così facciamo vedere il taglio, visto che non c'è stato tantissimo tempo, una bellissima frange, poi dopo abbiamo scalato le lunghezze. Ti piaci? Sì. Sei soddisfatta? Sì, sì, sì. Allora, adesso dobbiamo vedere l'outfit che ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato solamente ora, ma spero di no. L'outfit che ha realizzato per te Matilde della Secoli Next Fashion School di Bologna, accompagnate sempre dalla maestra Valeria, che è sempre qui dietro e non vuole mai entrare, lo dico sempre. E quindi Matilde, quando vuoi puoi girare, okay. Vediamo un po' l'outfit per la laurea. Innanzitutto complimenti, mi piace tantissimo. Grazie. Così. Allora, questo è quello che ho disegnato. Wow, stupendo. Allora, adesso ti racconto anche un po'. Ho pensato, siccome appunto comunque ti stai laureando, niente di troppo esagerato. Infatti facevo durante la tua discussione questa specie di copri vestito, copri abito, magari non del tutto nero, così non sei completamente nera, giocando con un po' di un grigio molto scuro, e ho fatto un taglio che riprendesse il nero poi da un pantalone. Un pantalone palazzo, abbastanza semplice, un tessuto magari leggermente lucidino, un cadì, una cosa che stesse proprio bello, giù liscio e ti facesse l'effetto palazzo. E invece ho giocato molto di più per la parte superiore. Che infatti mi piace tantissimo. Ho fatto il verde, abbiamo detto, sì. Che ti piaceva. Siccome ho visto che comunque ti stavano facendo la frangia, quindi un po' più sbarazzina, ho deciso di fare alcune parti un po' vedo non vedo, non troppo esagerato ovviamente, e quindi fare tutta quanta la prima parte, diciamo giocando con un'organza, qualcosa di trasparente. E fammi poi vedere tutte quante... che io sto guardando solamente dal video. Beh, e sì. Poi tutte quante queste frappe invece fatte con uno chiffon o comunque un materiale sempre abbastanza leggero, morbido, trasparente.
mentre il resto della camicia è fatta con un tessuto normalissimo, che così comunque copriamo tutto quanto quello che bisogna coprire. E poi basta, poi ho pensato di fare anche appunto questa doppia cosa, perché se magari subito dopo la discussione vuoi fare un aperitivo, sì, un rinfresco, qualsiasi sì. tipo di cosa, tu ti togli la giacca e fai vedere questa cosa, che può essere appunto anche abbastanza giovanile, frizzante e non troppo seriosa. Sì, mi piace molto. Ti piace? Sì. Io ricordo sempre che le stiliste della Secoli Next Fashion School di Bologna sono in grado di realizzare, magari non te l'avevo detto quando ci siamo conosciute, per esempio ti piace, non so, solamente il pantalone oppure solamente questa bellissima camicia, tra l'altro siete entrambe di Bologna, sì. quindi è molto facile accordarvi. Mettete appunto d'accordo e Matilde è in grado di realizzare, ti prende tutte le misure, quindi esatto. hai un esatto. capo unico sì. e sicuramente personalizzato, e poi è il ricordo di questa puntata. E Matilde, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Giulia, spero che tu ti sia trovata bene. Molto bene. Mi grazie. Raccomando, consiglia a tutte le tue amiche. Lo farò sicuramente. Mi raccomando. E purtroppo non c'è il tempo di poter fare una mossa di. Com'è che si chiama? Krav Maga. Michael, te la sei scampata, ma magari dietro le quinte faremo qualche mossa. E vi ricordo a tutti coloro che vogliono partecipare, vogliono essere qui la settimana prossima, potete scrivere o una mail alla redazione oppure contattare direttamente me sulla mia pagina Facebook Vale Makeup, a cui vi invito a cliccare mi piace se ancora non l'avete fatto. Prima di chiudere, come al solito, ringrazio il negozio Daniela Calzature per quanto riguarda le scarpe e per quanto riguarda il mio abbigliamento, il negozio Etwin di Imola. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!